violenta storicamente, perché ha un passato di grande criminalità. Soprattutto Bologna rappresenta un momento violento, intimo della mia vita, in cui tutto stava più o meno crollando. Sono passato da fare il musicista a fare l'operaio, a prendermi del sacco di merda da chi era sopra di me. E quindi doveva essere un po' un omaggio a questa città che è cordiale, accogliente tutto, che invece per me era stato un trauma. E quindi ho realizzato questo sogno che avevo da anni, di fare un disco grind. L'ho fatto da solo, mi dava la possibilità di fare quello che volevo, senza mediazioni, senza avere il batterista con le morroidi, il bassista che c'ha i cazzi suoi. Sta per cominciare una festa collettiva, una tradizione che a causa della miseria si celebra soltanto una volta ogni 5 anni. Una festa violenta. Io non sono morto, sono ancora vivo, però secondo me è l'uomo in quanto umanità che sta morendo, almeno qui in Occidente. Penso che ci sia un declino del genere umano inarrestabile. Uomo divorato da coccodrillo, stupratore e virato davanti alla vittima, cambio di sesso su transessuale, spaghetti di serpente appena esfoliato, migliaia di donne adorano il sonno fallo. Nono Movies sono dei documentari, si parla dell'uomo, si parla delle varie usanze dell'uomo e soprattutto viene esaltato, viene messo molto in contrasto la bellezza del mondo con questi riti così assurdi, magari violenti. Si parla a volte di tribù estinte a fine 800 e vengono ricreate le storie di queste tribù. Per me sono stata una grande ispirazione proprio per questo contrasto forte. È fantastico vedere, cioè, questi gran paesaggi, queste gran colonne sonore, queste musiche dolci, e subito dopo c'erano queste scene di morte, di disagio. A me piacciono i pezzi brevi con un'idea, però che si è espressa in maniera totale magari. A un certo punto mi sono trovato a cercare nei dischi che avevo a casa, nella collezione di mio padre, a cercare un disco che avesse tanti pezzi ma brevi. Cioè volevo un'idea ma espressa in pochissimo tempo, che fosse chiara. E l'ho trovata nei quadri di un'esposizione di Mussorgsky, per dire. Mi è stato chiesto da questa etichetta di Torino di fare questo remix. È stato un lavoro che ho fatto ormai più di 2 anni fa, un lavoro commissionato, diciamo. A me il disco dei My Scars piaceva molto, ho scelto il Mesulide, The Battle Against the Mesulide, perché secondo me era un pezzo che era un po' troppo indie, aveva delle ottime idee. Però se per discorso del pezzo breve, hai delle belle idee, ok, metti solo quelle. Quanto manca il dionisiaco nella nostra società? Manca tanto, qui in Italia manca molto, sono molto influenzati dal cupolone, anche se adesso non sono più neanche loro un buon esempio. Parlo per quello che è anche la mia esperienza, si fa tanto dire bello la festa, il godersi la vita, poi alla fine siamo incastrati nel lavoro, nella morale, nella cultura bigotta che abbiamo. Io parlo in prima persona perché io comunque vengo da un paesino in provincia di Treviso dove sono bigotti, sono leghisti, sono ottusi e ignoranti. E lì ci si va della vita, ma come? Lavorando e mettendo via più soldi possibile per potersi ubriacare la sera e andare a puttane. Io penso che bisognerebbe
bisognerebbe essere un po' più tranquilli, cercare di brindare la vita ogni giorno, brindando magari con la Coca-Cola, che è anche di una multinazionale, chi se ne frega, però senza cercare lo sfascio. Questa deve essere maledetta. Questa deve essere del demonio. Crea inibitori, dipende un po' dalla situazione. Non ne ho moltissimi, diciamo che ecco, quando sono sul palco per inibitori non ce ne sono. Quando ce ne sono non sono a mio agio, sono a mio agio. Penso che sia una fortuna avere un palco in cui togliersi i freni inibitori e fare quello che si vuole. Io spesso ho pianto sul palco, faccio dei pezzi, proprio con Bologna Violenta mi è capitato di avere delle emozioni troppo forti, di sentirmi sconvolto, però per me è felicità anche quella. L'esperienza più estrema che hai avuto in vita tua? Mi ami ancora a Leoncavallo a Milano. È stato molto estremo. Io ho suonato, mi sembrava di fare un concerto alle 7 di sera, per dire, il posto dove ho suonato era pieno di gente. È stato molto bello da quel punto di vista. È stato molto estremo perché comunque sono arrivato alle 4 e mezza di mattina, ho trovato il disastro, ancora risse in corso. Insomma, si chiamava Miami e c'era gente che sanguinava. E quindi secondo me è stata abbastanza estrema, tanto più che poi non mi è andato all'hotel e sono dovuto tornare a casa a Bologna in mezzo alla nebbia dalle 8 di mattina, sono arrivato alle 10 e mezza di mattina rischiando la vita ogni fottuto chilometro di merda. Basta, io decido in vendita se volete, sono le ultime copie della prima tiratura, ho venduto già 1 miliardo di copie. sono cifre, perché poi c'è un cifre di tipo, io vendo più 1 miliardo, cioè, ce l'avete già tutti tipo, quindi se volete poi lo trovate da me, lo chiedete. E basta, faccio ripartire la musica, che è la colonna sonora di un film vecchio, e grazie, buonanotte. Saluto a voi.